Buon pomeriggio, fratelli e sorelle, e grazie per essere qui con noi in questo ultimo appuntamento dell'anno. È una grande gioia stare tutti insieme a pregare il rosario delle lacrime della Vergine dell'Eucarestia in unione con tutti i focolari del mondo. La devozione alle lacrime è molto importante e la Madonna desidera che si espanda ovunque perché racchiude in sé importanti promesse. Oggi desideriamo ringraziarvi particolarmente per la vostra vicinanza nella preghiera e perché anche voi, con il vostro apostolato, aiutate la Vergine dell'Eucaristia a portare il suo messaggio ai fratelli più lontani. Nel Natale di Gesù, che è alle porte, vogliamo farci aiutare dalle parole della Vergine dell'Eucaristia per scendere in questo profondo mistero, perché possiamo comprendere ancor di più il senso della sua venuta, che sebbene nato più di 2000 anni fa, non ci ha mai abbandonato, perché è ancora presente attraverso la Santissima Eucaristia, sole e luce della Chiesa e della nostra vita. Questo pomeriggio vogliamo pregare per tutte le intenzioni che ci giungono ogni giorno, in particolar modo per gli ammalati, i sofferenti e coloro che in questi giorni Dio ha chiamato a sé, per tutti i bambini bisognosi di cure, per le famiglie colpite dalla discordia e dalla divisione, per i giovani vittime della droga e dell'alcol, per tutti coloro che hanno perso la fede e per coloro che non hanno conosciuto Gesù, ed invochiamo lo Spirito Santo perché li tocchi e li guarisca per intercessione delle santissime lacrime della Vergine dell'Eucaristia. Amen. Vieni, dolce Spirito che santifica e i nostri cuori purifica. Manda col tuo fuoco nel mondo Maria, la sorgente di olio santo, che tutti i popoli siano avvolti dal suo manto. Veni, veni. Asciuga, bambino Gesù, le lacrime dei fanciulli. Accarezza il malato e l'anziano. Spingi gli uomini a deporre le armi e a stringersi in un universale abbraccio di pace. Invita i popoli, o misericordioso Gesù, ad abbattere i muri creati dalla miseria e dalla disoccupazione, dall'ignoranza e dall'indifferenza, dalla discriminazione e dall'intolleranza. Sei tu, divino bambino di Betlemme, che ci salvi liberandoci dal peccato. Sei tu il vero e unico Salvatore, che l'umanità spesso cerca a tentoni. O Dio della pace, dono di amore all'intera umanità, vieni a vivere nel cuore di ogni uomo e di ogni famiglia. Sii tu la nostra pace e la nostra gioia. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre giusto e verace, perfettissimo, con l'offerta del dolore di Maria, la Santa delle Sante, presso la croce durante la vita terrena ed oggi in quella celeste, vogliate accettare la nostra umile richiesta. O Gesù, esaudisci le nostre suppliche e le nostre domande. Per le lacrime sanguinose ed oleose e i dolori della tua Santissima Madre offerti per noi. O Gesù, esaudisci le nostre suppliche e le nostre domande. Per le lacrime sanguinose ed oleose e i dolori della tua Santissima Madre offerti per noi. O Gesù, esaudisci le nostre suppliche e le nostre domande. Per le lacrime sanguinose ed oleose e i dolori della tua Santissima Madre offerti per noi. O Gesù, esaudisci le nostre suppliche e le nostre domande. Per le lacrime sanguinose ed oleose e i dolori della tua Santissima Madre offerti per noi.
O Gesù, esaudisci le nostre suppliche e le nostre domande. Per le lacrime sanguinose ed oleose e i dolori della Tua Santissima Madre offerti per noi. O Gesù, esaudisci le nostre suppliche e le nostre domande. Per le lacrime sanguinose ed oleose e i dolori della Tua Santissima Madre offerti per noi. O Gesù, esaudisci le nostre suppliche e le nostre domande. Per le lacrime sanguinose ed oleose e i dolori della Tua Santissima Madre offerti per noi. O Gesù, ricordati delle lacrime sanguinose ed oleose di colei che ti ha amato più di tutti sulla terra e che ora ti ama nel modo più ardente in cielo. O Gesù, esaudisci le nostre suppliche e le nostre domande. Per le lacrime sanguinose ed oleose e i dolori della Tua Santissima Madre offerti per noi. O Gesù, esaudisci le nostre suppliche e le nostre domande. Per le lacrime sanguinose ed oleose e i dolori della Tua Santissima Madre offerti per noi. O Gesù, esaudisci le nostre suppliche e le nostre domande. Per le lacrime sanguinose ed oleose e i dolori della Tua Santissima Madre offerti per noi. O Gesù, esaudisci le nostre suppliche e le nostre domande. Per le lacrime sanguinose ed oleose e i dolori della Tua Santissima Madre offerti per noi. O Gesù, esaudisci le nostre suppliche e le nostre domande. Per le lacrime sanguinose ed oleose e i dolori della Tua Santissima Madre offerti per noi. O Gesù, esaudisci le nostre suppliche e le nostre domande. Per le lacrime sanguinose ed oleose e i dolori della Tua Santissima Madre offerti per noi. O Gesù, esaudisci le nostre suppliche e le nostre domande. Per le lacrime sanguinose ed oleose e i dolori della Tua Santissima Madre offerti per noi. O Gesù, ricordati delle lacrime sanguinose ed oleose di colei che ti ha amato più di tutti sulla terra e che ora ti ama nel modo più ardente in cielo. Giunge il Natale, sia esso l'inizio di una scelta migliore che vi induce ad avere il bisogno di mutare. Sono preoccupata e vi richiamo, cari figli, a leggere i segni di questo periodo. Cercate di insegnare questo ai più piccoli, testimoniando il vostro amore a Dio che vi guida attraverso la mia apparizione. Non dite è difficile pregare sino a che non avrete gustato la sua potenza. La Vergine dell'Eucaristia non vi abbandona, ma affinché vi preservi con la mia intercessione, divenite docili, io non posso forzarvi. Ringraziate Gesù per questo meraviglioso progetto, e anche io desidero ringraziarlo per voi, cari figli, che mi fate regnare in tutto il mondo. Nostre domande. Per le lacrime sanguinose ed oleose e i dolori della Tua Santissima Madre offerti per noi. O Gesù, esaudisci le nostre suppliche e le nostre domande. Per le lacrime sanguinose ed oleose e i dolori della Tua Santissima Madre offerti per noi. O Gesù, esaudisci le nostre suppliche e le nostre domande. Per le lacrime sanguinose ed oleose e i dolori della Tua Santissima Madre offerti per noi. O Gesù, esaudisci le nostre suppliche e le nostre domande. Per le lacrime sanguinose ed oleose e i dolori della Tua Santissima Madre offerti per noi. O Gesù, esaudisci le nostre suppliche e le nostre domande. Per le lacrime sanguinose ed oleose
e i dolori della tua Santissima Madre offerti per noi. O Gesù, esaudisci le nostre suppliche e le nostre domande. Per le lacrime sanguinose ed oleose e i dolori della tua Santissima Madre offerti per noi. O Gesù, esaudisci le nostre suppliche e le nostre domande. Per le lacrime sanguinose ed oleose e i dolori della tua Santissima Madre offerti per noi. O Gesù, ricordati delle lacrime sanguinose ed oleose di colei che ti ha amato più di tutti sulla terra e che ora ti ama nel modo più ardente in cielo. O Gesù, esaudisci le nostre suppliche e le nostre domande. Per le lacrime sanguinose ed oleose e i dolori della tua Santissima Madre offerti per noi. O Gesù, esaudisci le nostre suppliche e le nostre domande. Per le lacrime sanguinose ed oleose e i dolori della tua Santissima Madre offerti per noi. O Gesù, esaudisci le nostre suppliche e le nostre domande. Per le lacrime sanguinose ed oleose e i dolori della tua Santissima Madre offerti per noi. O Gesù, esaudisci le nostre suppliche e le nostre domande. Per le lacrime sanguinose ed oleose e i dolori della tua Santissima Madre offerti per noi. O Gesù, esaudisci le nostre suppliche e le nostre domande. Per le lacrime sanguinose ed oleose e i dolori della tua Santissima Madre offerti per noi. O Gesù, esaudisci le nostre suppliche e le nostre domande. Per le lacrime sanguinose ed oleose e i dolori della tua Santissima Madre offerti per noi. O Gesù, esaudisci le nostre suppliche e le nostre domande. Per le lacrime sanguinose ed oleose e i dolori della tua Santissima Madre offerti per noi. O Gesù, ricordati delle lacrime sanguinose ed oleose di colei che ti ha amato più di tutti sulla terra e che ora ti ama nel modo più ardente in cielo. Cari figli, date gioia a Gesù e come madre sua e vostra vi voglio chiamare ancora una volta presso il tabernacolo, odierna Betlem, in cui Dio è vostro nutrimento eterno. Qui vi è Giuseppe, custode e protettore di ciascuno dei vostri focolari. Lavorate maggiormente nei vostri cuori, affinché non vi siano ostacoli alla grazia che vi vuole abitare. Desidero ringraziare con la mia speciale benedizione quelle creature che mi manifestano il loro amore, restando fedeli nell'assistere il mio luogo, la mia opera, i miei inviti ad incontrare i fratelli e ad estendere la preghiera delle mie lacrime. Sarà un Natale diverso se farete entrare Gesù nelle vostre famiglie e lo porrete all'attenzione dei vostri bambini, i quali avvertono la cattiveria che è nel mondo, soffrendo silenziosamente. La Santa Famiglia è con voi. Quanti mi allontanano dai figli dovranno rispondere dinanzi alla Maestà di Dio. Ma ora lasciate che abbracci ogni padre ed ogni madre e preghiamo. O Gesù, esaudisci le nostre suppliche e le nostre domande. Per le lacrime sanguinose ed oleose e i dolori della tua Santissima Madre offerti per noi. O Gesù, esaudisci le nostre suppliche e le nostre domande. Per le lacrime sanguinose ed oleose e i dolori della tua Santissima Madre offerti per noi. O Gesù, esaudisci le nostre suppliche e le nostre domande. Per le lacrime sanguinose ed oleose e i dolori della tua Santissima Madre offerti per noi. O Gesù, esaudisci le nostre suppliche e le nostre domande. Per le lacrime sanguinose ed oleose e i dolori della tua Santissima Madre offerti per noi.
O Gesù, esaudisci le nostre suppliche e le nostre domande. Per le lacrime sanguinose ed oleose e i dolori della Tua Santissima Madre offerti per noi. O Gesù, esaudisci le nostre suppliche e le nostre domande. Per le lacrime sanguinose ed oleose e i dolori della Tua Santissima Madre offerti per noi. O Gesù, esaudisci le nostre suppliche e le nostre domande. Per le lacrime sanguinose ed oleose e i dolori della Tua Santissima Madre offerti per noi. O Gesù, ricordati delle lacrime sanguinose ed oleose di colei che ti ha amato più di tutti sulla terra e che ora ti ama nel modo più ardente in cielo. O Gesù, esaudisci le nostre suppliche e le nostre domande. Per le lacrime sanguinose ed oleose e i dolori della Tua Santissima Madre offerti per noi. O Gesù, esaudisci le nostre suppliche e le nostre domande. Per le lacrime sanguinose ed oleose e i dolori della Tua Santissima Madre offerti per noi. O Gesù, esaudisci le nostre suppliche e le nostre domande. Per le lacrime sanguinose ed oleose e i dolori della Tua Santissima Madre offerti per noi. O Gesù, esaudisci le nostre suppliche e le nostre domande. Per le lacrime sanguinose ed oleose e i dolori della Tua Santissima Madre offerti per noi. O Gesù, esaudisci le nostre suppliche e le nostre domande. Per le lacrime sanguinose ed oleose e i dolori della Tua Santissima Madre offerti per noi. O Gesù, esaudisci le nostre suppliche e le nostre domande. Per le lacrime sanguinose ed oleose e i dolori della Tua Santissima Madre offerti per noi. O Gesù, esaudisci le nostre suppliche e le nostre domande. Per le lacrime sanguinose ed oleose e i dolori della Tua Santissima Madre offerti per noi. O Gesù, ricordati delle lacrime sanguinose ed oleose di colei che ti ha amato più di tutti sulla terra e che ora ti ama nel modo più ardente in cielo. Cari figli, sapete che il Santo Natale giunge a donare pace e gioia, ma specialmente alle famiglie oppresse dalle divisioni provocate dalla vanità va la mia intenzione. Siate sobri nel fare festa e celebrate il Signore nelle vostre case, perché siate protetti dai mali che procura la scelleratezza. In questi giorni vedete come il castigo delle guerre si diffonde ovunque. Io desidero che preghiate non solo per questo, ma anche perché accettiate le correzioni che Gesù vi invia per il vostro bene. Nel mio cuore materno ed immacolato è conficcata una dolorosa spada, e questo perché l'umanità non ha ancora il desiderio di conversione. O Gesù, esaudisci le nostre suppliche e le nostre domande. Per le lacrime sanguinose ed oleose e i dolori della Tua Santissima Madre offerti per noi. O Gesù, esaudisci le nostre suppliche e le nostre domande. Per le lacrime sanguinose ed oleose e i dolori della Tua Santissima Madre offerti per noi. O Gesù, esaudisci le nostre suppliche e le nostre domande. Per le lacrime sanguinose ed oleose e i dolori della Tua Santissima Madre offerti per noi. O Gesù, esaudisci le nostre suppliche e le nostre domande. Per le lacrime sanguinose ed oleose e i dolori della Tua Santissima Madre offerti per noi. O Gesù, esaudisci le nostre suppliche e le nostre domande. Per le lacrime sanguinose ed oleose e i dolori della Tua Santissima Madre offerti per noi.
O Gesù, esaudisci le nostre suppliche e le nostre domande. Per le lacrime sanguinose ed oleose e i dolori della Tua Santissima Madre offerti per noi. O Gesù, esaudisci le nostre suppliche e le nostre domande. Per le lacrime sanguinose ed oleose e i dolori della Tua Santissima Madre offerti per noi. O Gesù, ricordati delle lacrime sanguinose ed oleose di colei che ti ha amato più di tutti sulla terra. O Gesù, ricordati delle lacrime sanguinose ed oleose di colei che ti ha amato più di tutti sulla terra. O Gesù, ricordati delle lacrime sanguinose ed oleose di colei che ti ha amato più di tutti sulla terra. Le tue lacrime, o Madre di Dio e Madre nostra, ci ungano confermandoci figli tuoi nella solenne consacrazione che ti offriamo mediante questa devozione. Amen. 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 Vergine dell'Eucaristia, intercedi per noi e per il mondo intero. Tu che sei la sorgente dell'olio santo, della perenne unzione e la madre dell'ulivo benedetto Gesù, intercedi per noi e per il mondo intero. Gesù, eterna rivelazione, ti amiamo e ti diamo benedizione. Adesso esprimiamo la nostra volontà di voler appartenere alla Madonna con tutto il nostro cuore, consacrandoci a lei come figli bisognosi del suo amore e del suo aiuto in questo tempo tanto particolare. O Immacolato Cuore, Madre del mio Signore, sorgente ed olio santo della perenne unzione, a te io domando, da grande peccatore, il tuo segreto mostrami ed oggi a te consacrami. Usate il mio olio ed insegnate ad ungere. Non solo gli ammalati vi troveranno in esso un lenimento, ma anche i sani avranno benefici ammirevoli. Con il conforto di queste parole, vogliamo adesso ungerci e pregare la Vergine Santissima di raggiungere tutti coloro per cui abbiamo pregato. Maria, Madre dell'Ulivo Benedetto Gesù, Santissima Vergine dell'Olio, toccaci, amaci e guariscici nel cuore, a tuo modo e con il tuo amore. Santissimi cuori uniti e trionfanti di Gesù e Maria, vi lodiamo e vi benediciamo. Fate bruciare la fiamma del vostro amore nel nostro cuore. Amen. Preparate i vostri cuori al Natale e riservate al mio Divin Figlio un posto nella vostra esistenza quaggiù, al fine di vivere secondo i suoi disegni. In ciò sentirete la vera gioia e troverete l'autentica pace. Schiudo il mio mantello, vi porgo il mio sorriso, apro le mie mani e vi chiamo con la voce del cielo. Scegliete per voi la santità. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cari fratelli e sorelle, vi ringraziamo per essere stati con noi. Vi chiediamo di diffondere questo prezioso appuntamento mensile, ma soprattutto di recitare e far recitare ogni giorno la corona delle lacrime della Vergine dell'Eucaristia. L'Eucaristia e le mie lacrime salveranno l'Italia ed il mondo da una grande catastrofe, dice la Vergine Santa a Manduria. Vi auguriamo un santo e sereno Natale,
vissuto nella pace e nell'amore di Dio. E se in qualche famiglia questa manca, sollevate il capo e guardate in alto perché sentiate nel vostro cuore la pace e l'amore di Dio che è immutabile e ci aiuta ad affrontare ogni situazione. Vi diamo appuntamento al nuovo anno, il 23 gennaio, per un nuovo appuntamento di preghiera. Divulgate e condividete i nostri video per far conoscere il messaggio di Maria, la Vergine dell'Eucaristia. Approfittiamo di questo piccolo spazio per consigliarvi la lettura degli ultimi due libri di Walter Salin, che oltre ad essere ricchi di spunti di riflessione su profezie e verità certificate sull'apparizione, sono dei dossier che approfondiscono la realtà dell'apparizione di Manduria da un punto di vista non solo empirico, ma anche scientifico, dottrinale e pratico. Sia lodato Gesù Cristo. Gloria in excelsis Deo.